Grande Riccardo, vediamo se arriva, chiamiamolo anche da qua. Oh, fantastico! Ti vedo. Vedi, Ricca? Sì, ti vedo. No, ti si sente pure bene. Ti avevo chiesto se c'avevi gli auricolari, invece si sente bene pure così. Sto con mostro da papà e gli auricolari sono da mamma. Ha fatto bene, un pezzo da una parte e un pezzo da un altro, bravo. Vabbè, basta che ti metti vicino, noi ti sentiamo benissimo. Eccolo qua il ragazzone, aspetta che Ciao carico. Marco Gaglia dentro. Ciao Marco. Mamma, mo entrerà un sacco di gente, non ti preoccupare. Poi Sì. tanto poi questa andrà, adesso sto facendo in modo che vada pure in diretta Facebook, me la dai in secondo che riusciamo a metterla pure lì. Che io sto invecchiando e la tecnologia si sta talmente andando veloce che piano piano perdo colpi pure io, che mi sentivo figo, capito? Essere bravo a fare le cose su internet, invece sono a schiappa. Ma dove sei? Grande Riccardo, 2 secondi che provo a vedere se mi parte sta diretta anche là, se questa riuscisse a funzionare, si capisce perché non va. Ah, ecco, zitto che è andata, ah, perfetto. È andata pure di qua, andiamo, avvia la diretta e vediamo su Live Produce, ricarica la pagina, ti pareva sì? Ricarica la pagina, vediamo se un po', trasmetti in diretta. Perfetto. Vediamo se va perché io me la guardo anche della. Che una volta che è partita della siamo online. Perfetto, siamo online pure su Facebook. Noi ne facciamo anche una piccola condivisione. Apri in un altro pannello, il BIM. Perfetto. Facebook. Oh, eccoci qua con Riccardo Marano. Come ti devo chiamare? Il trattore del jiu-jitsu, il gladiatore dell'MMA. Sei un po' tutto te praticamente, quindi è un po' tosta darti un appellativo. Senti, partiamo da sta cosa. Qualcuno ti ha mai dato un soprannome? Per quando lotti? No, più che altro papà ogni tanto mi dà qualche soprannome stupido, però. Stupido. Sì. Fa come Andrea Lavaggi che ti dà soprannomi da femminuccia, oppure perché Andrea ieri mi raccontava che ai suoi allievi gli dà i soprannomi da femmina quando sono maschi e da maschi quando sono No, femmine. Fa un no, po' il però cattivo. non lo so, qualcosa inventato, tipo, Tipo, dimmene qualcuno che ti piace. che ne so, Io mi pio il caffè intanto. Gremlins, così. Ma sono brutti, non è una cosa tipo un guerriero di qualcosa, capito? No, oppure diceva T-Rex come T-Rex, no? Però T-Rex, Ah, invece. te piangiro, insomma. Sì. Se, ma a te sarebbe piaciuto avere un soprannome di questi famosi, come si chiamano, i vari supercampioni, oppure non ti interessa? No, non mi interessa più di tanto. Non ti interessa più di tanto. Vabbè, ma che ci importa? Il soprannome di per sé lascia il tempo che trova, dai. Senti, invece parliamo di te. Tu quanti anni c'hai adesso, Ricca? A Io 14. che età hai iniziato a fare jiu-jitsu? Facci sentire. Ho iniziato, allora, la prima lezione l'ho fatta a 4 anni, ma correvo per la palestra come e urlavo, Un facevo po' la stennato. ballerina. Non facevi niente, praticamente. No. Urlavi, facevi qualche capriola. Sì. Dove hai iniziato te? L'Eterna Jiu-Jitsu, ancora non si chiamava Eterna Jiu-Jitsu, comunque all'Allround sì, la palestra si chiama, con... C'era Luca Nagorieta, Fabio Nagorieta, che ancora non erano i maestri, c'era, che si chiamava Bruno. Bruno, e non mi Ah, ricordo. brasiliano, Sì. ragazzo brasiliano, E poi... Tenere. No, No, no. non il Tererè, quello famoso, era soprannominato Tererè pure lui, lo conosco, era cintura viola all'epoca sto ragazzo, ti Non ricordi me lo qualcosa? No? ricordo, non mi Sì. ricordo quasi niente. Poi Non mi ricordo il nome, sì, l'ho conosciuto. ho ripreso nel 2011, che era già diventata Eterna Jiu-Jitsu, con i maestri Luca Nagoreta e Fabio Nagoreta. E poi ho Hai smesso. sempre fatto jiu-jitsu? Vai, vai. Sì, poi ho smesso un altro anno per fare calcio, però ho No, capito non mi dite cose, vieni. che. Infatti. Ho cambiato subito, sono ritornato al jiu-jitsu e non ho più smesso. E ho fatto con
mi sono allenato con Luca e Fabio e poi abbiamo cambiato più palestra, sempre con l'Eterna ovviamente. E Sempre con quindi, le del. C'è Rodelli Giuseppe che ti saluta. ciao. Grande, Pure quindi insomma hai fatto. Calameta mi ha salutato, lo saluto. Fantastico. Senti, Riccardo, quindi praticamente hai fatto sempre jiu-jitsu, scuole di jiu-jitsu, poi scuole serie, insomma, non è che hai fatto jiu-jitsu così per gioco, l'hai fatto con grandi campioni che insomma si sono dimostrati negli anni essere molto preparati. E quindi tu ami il jiu-jitsu, soltanto il jiu-jitsu, oppure ho scoperto che te sei un appassionato e ti ho visto competere anche nell'MMA. Come ci sei arrivato a questo percorso? Quindi aspetta, tu hai iniziato a 4 anni, hai fatto un bel Sì, percorso iniziato, quindi. diciamo. Ho iniziato continuativamente, diciamo, dagli 8, ecco, più. Quindi dai 4 agli 8 c'è stato un periodo sì, un periodo no, e poi sei ripartito dagli 8. Sì. Ti è servito secondo te arrivare, cioè tutti questi anni di lotta, cosa hanno fatto oggi a Riccardo di oggi tecnicamente? Quanto ti sono serviti? Se sei contento di questo, di questa preparazione che hai? Ecco, adesso ti rivedo, sì, perché la rete magari ti ha perso un attimo. Hai sentito la domanda? Te la rifaccio? Dicevo in generale, tu a iniziare hai fatto sempre jiu-jitsu, poi ho scoperto e ti ho visto anche combattere di MMA in gabbia e lì ho visto che alcune fasi della preparazione erano migliorate rispetto a quando ti avevo visto competere soltanto di grappling o jiu-jitsu. Ho visto un'ottima preparazione sulle proiezioni, quindi hai lavorato anche nella fase in piedi, raccontaci un po' questa evoluzione. Questo è il quarto anno, anche se quest'anno mi sono allenato molto di judo, che faccio con il maestro Raffi. Vabbè, tu praticamente jiu-jitsu con Anacoreta, che insomma sappiamo chi è, Sì. judo con Raffi, cioè il top che lasciamo, insomma, hai scelto sempre bene, eh? Sei furbo, sei, vai dai migliori così cresci di più, bravo. E poi un po' con il maestro Mezzetti, un po' con papà abbiamo fatto un po' di lotta. Lotta olimpica, bene. E poi ho cambiato un po' modo di combattere di jiu-jitsu questi ultimi anni perché con il mio maestro del corso dei bambini dell'Eterna, Daniele Pistone, che lui combatte un po' un jiu-jitsu più moderno, diciamo. Un giudizio moderno cosa intendi? Giudizio sportivo, quindi qualcosa di un pochino più complicato, fra virgolette, rispetto alle basi, no? Sì. E poi anche con Filippo Sebastianelli, che lui pure fa un jiu-jitsu molto, un po' più moderno, però sempre con un po' uno stile simile a quello di Luca, ecco, di Luca Nagoreta. Mentre Daniele ha un jiu-jitsu un po' più sportivo, appunto, moderno. Quale preferisci fra i due? Beh, io più quello sportivo, ecco, perché mi piacciono questi birimboli, queste Ti cose. piacciono? Sì. Ti piacciono questi incastri strani? Bene. Certo, E qui. nell'MMA. Però sì, nell'MMA devi stare molto attento e quindi giustamente partirai, no? Con un approccio meno sportivo, insomma, so, deep half guard è un po' difficile. Diciamo che l'unico che ho visto fare una deep half guard in gabbia in MMA è stato Jeff Monson, ma sappiamo che Monson è un po' strutturato per poterlo fare. Quindi vabbè, tutte queste cose, ma io ho scoperto, insomma, papà l'ho conosciuto tante volte, ci siamo visti parecchie volte in gara, perché insomma hai partecipato a destra e a manca a tutte le gare che c'erano. Quanto è importante per te? Che sei un atleta che hai iniziato a fare l'atleta sin da giovanissimo, quanto è importante partecipare alle gare e che tensioni hai provato? Raccontaci un po' sto lato qua. Cosa significa per te fare una gara? Se all'inizio avevi paura, se ce n'hai ancora adesso un po' di meno,
cosa ti ha cambiato, cosa ti ha aiutato ad affrontarle con più tranquillità le gare? No, beh, adesso certo all'inizio ero un po' più ansiosa come situazione, ecco, quella della gara, perché arrivavi lì e non avevi molta esperienza, e quindi non sapevi cosa fare, come comportarti. Però da quando poi ho iniziato a fare anche judo, che sapevo pure come muovermi in piedi, mi In ha dato piedi, più stabilità. Ho iniziato ad avere più sicurezza. certo. Senti, una domanda, te ho visto lottare tante volte, no? E diciamo che una parte di te molto, cioè la parte dove sei più pericoloso, almeno ti ho visto molto pericoloso, è quando sei sotto che hai un controllo, diciamo, nella guardia molto importante, no? Armlock, omoplata, triangoli, spari un po' tutto a destra a manca e c'hai una bella catena di movimenti, cioè parti da uno, se quello scappa sai dove andare, quindi si vede che l'hai praticata tanto. Una domanda, il judo in questo ti ha fatto cambiare un pochino il gioco? Cioè il fatto che eri tu poi a portare a terra gli avversari, dopo il gioco ti cambiava, l'hai trovato più semplice stare sopra? Come ti è cambiato? Perché io c'ho lo stesso approccio, io vengo dal judo. E quindi le prime volte buttavo per terra gli avversari e lavoravo da sopra. Poi sono andato nella palestra di Saverio da me, dove erano tutti più grossi di me. Non buttavo per terra nessuno perché erano dei colossi. E quindi ero costretto a stare sotto, ho dovuto imparare a far guardia. Tu che cosa mi dici? Il judo ti ha cambiato un po' il gioco oppure. Beh, sì, però comunque anch'io è un paradosso, però adesso che faccio judo, rispetto a prima, più volte vado in gara. Ecco. Tiri di più. Sì, però comunque mi sta aiutando lo stesso, perché mi dà più sicurezza anche, stabilità quando combatto a terra, perché non sempre riesco a tirare prima guardia io. A Ah, volte ok. anche nel passare mi dà più, mi aiuta. Cioè, hai una stabilità maggiore. Poi nelle prese ti è cambiato qualcosa. La spiegazione di Lamberto e Lamberto Raffi ha una presa stratosferica, cioè le tenaglie al posto delle mani fa paura. Sì, riesce a È quella è una. strapparla con una Te mano. strappa il kimono, te strappa il kimono, non la mano. Però la domanda è questa: ti ha spiegato come migliorarla la presa? Ti ha dato qualche trucco? Sì. E mo sono, questo è il secondo anno che faccio con lui, e mi trovo benissimo, perché, come dire, lui è molto, essendo molto forte, ti aiuta pure ad avere un judo più fisico, ecco. Poi non so, ecco, No, dirti. no, ho capito. Beh, comunque lì quanti siete? Siete tanti ragazzi che fate lezione con lui? Un pochino, una quindicina, sembra. Quindi comunque riesce ad avere anche parecchi sparring anche nella fase in piedi. Boh, ma invece il passaggio verso le MMA come ti è arrivato? Saluto, aspetta, saluto un po' di persone, che c'è Lorenzo, Angela, che mi dice saluta Mattia. Mattia è il mio compagno Bene. di Jiu-Jitsu. Saluto. Fantastico. Rafael, Federico, Adolfo, Adriano, Lavinia Mandini, Max Federico e Daniele Pistone, che è il mio maestro adesso. È il tuo maestro, Sì. E fantastico. stai dicendo? Insomma, ha fatto molto bene, ma la domanda è questa: tu sei, per quello che vediamo noi, sei un bel talento, insomma, no? Ma quanta. Cioè, tu sei nato così oppure veramente ti sei dedicato tanto tanto a sto sport? Perché molta gente non capisce, sei un talento perché, ok, hai fatto tanta esperienza, sei bravo, sai fare le cose, però quanto ti sei dedicato, quanto ti alleni, diccelo. No, io mi alleno un po' tutti i giorni, poi mi piace comunque farlo. Ma io infatti, guarda, ti ho chiamato in questa intervista perché quello che ho visto. Sì, infatti la domanda da adesso è quella un pochino più difficile. Ti avevo detto che non ti mettevo in imbarazzo, però un pochino con questa domanda lo farò. Voglio sapere per te,
quanto è importante la lotta, il jiu-jitsu, l'MMA? Cosa fanno per te a livello proprio di pancia? Cioè, come ti senti quando lotti? Non pensi più a niente? Che ti viene? Perché un ragazzo come te, che insomma ha iniziato a 4 anni, quindi sono tanti anni che lo fai, potrebbe trovare divertimento da altre parti. Tu invece stai sempre là, una volta incazzotta al sacco, una volta una proiezione, una volta fai una presa. Una... Cioè, sei proprio... Che ti fa nella pancia sto jiu-jitsu, sta lotta? Ma... quando sto in palestra mi sento meglio che quando sto a scuola, ecco, ma questo penso un po' per tutti. Vabbè, a scuola sì, però un conto andà, non so, ai giochi con gli amici o a giocare alla PlayStation, e conto è lottare. Perché, Riccardo, preferisci te andare a lottare? Ma in realtà non lo so, è una passione, un po' una... È una passione. Sì, poi mi trovo bene. Senti, invece, comunque, ti trovi bene in palestra? Io sono amici anche i compagni della palestra, ecco. È normale che poi si crea una struttura. Senti, ma con i compagni di palestra c'è una bella rivalità, oppure vi volete solo bene? Ogni tanto gli date? Ma ci vogliamo bene tutti. Sì, però vi date. Ci piace. Fare, ma alla fine va abbracciare. Come funziona? Alla fine rosicate l'uno con l'altro, che magari... Oppure vi raccontate, hai visto oggi ho fatto sta cosa, ti è piaciuta, come funziona? No, beh, c'è qualcuno che ogni tanto Rosica. magari sì, però per lo più ci divertiamo e poi magari ci consultiamo sulle tecniche, pure ci aiutiamo, diciamo, beh, questo magari non è che funzioni tanto, quindi è un po' inutile che lo fai, ecco. Vedate i consigli. Senti un attimo, ma come funziona? Te, se ti finalizzano qualcosa, poi chiedi, o sei uno che rosica? Ma in gara o in allenamento? No, sia in gara che in allenamento. No, vabbè, lo accetto. Se batto io. Però... Però ti è capitato poco di batterti, ecco, perché manco lo sai, ne sa. Preferisco non essere finalizzato, Senti, ma mi ha detto papà che quest'estate l'ho vista. Vabbè, poi non mi hai detto come hai iniziato l'MMA. Come hai iniziato questo MMA? Facendo jiu-jitsu, ho detto perché no, proviamo. E da chi sei andato? Chi ti insegna l'MMA? C'è sempre qualcuno nella struttura della terna, oppure hai Ma trovato qualcun io altro? faccio jiu-jitsu e poi mi sono allenato con papà più che altro. Ah, faccia, cioè non sei andato in una scuola, non sei andato in una scuola che ti ha spiegato, fra virgolette, non so, il lavoro a parete, una cosa specifica, no, con papà. Vabbè, No. che sappiamo che papà è un praticante dai tempi dei tempi, quindi papà è forte, quindi non è che stiamo a parlare di uno che non conosce il settore, stiamo a parlare di uno che si allena da 15 anni, papà, insomma, fa jiu-jitsu e fa... Dico, papà si allena in jiu-jitsu da tantissimi anni, quindi stiamo parlando di uno che capisce il settore, però insomma, il pugilato specifico, la lotta olimpica, il lavoro a parete, cioè tu non sei andato in una scuola che ti ha insegnato l'MMA. No, No, hai vinto tutti gli italiani che hai fatto i mondiali e sei andato forte pure là. Cavoli, quando cioè, la prima gara che ti ho visto io con un... Con chi hai fatto il primo match che hai finalizzato lì? con un ragazzo Ungheria. di... Ah no, dice, al mondiale ho fatto con un ragazzo ucraino. Con un ragazzo ucraino, ecco, io di quello si allena in una scuola dove fanno proprio lo studio di tutto, e te l'hai chiuso in pochissimo tempo. Quindi, insomma, se mi dici questo, mi meraviglia pure, cioè, è pazzesca come cosa. E vabbè, quindi non hai fatto un lavoro specifico, figuriamoci quando inizierai a farlo, perché adesso ti toccherà, insomma, no? Fra un pochino. Io so che sta passando un periodaccio, però che stai superando tutto alla grande. Come ti senti? Come sta andando? Tutto bene, mo la prossima terapia ce l'ho il 14, dovrei finire verso luglio-agosto, Col quindi caldo. Poi dopo stai in un periodo tranquillo, oppure devi lottare ancora? oh, certo che lotto. Sì, no, che c'entra, dico devi comunque stare sempre un pochino più tranquillo, o puoi riniziare allenamenti, puoi essere un po' più costante, come che ti hanno detto i medici, come sta andando? Non lo
lo so, comunque adesso anche mentre facevo la terapia, mo perché c'è questa cosa del coronavirus, però mi sarei potuto allenare. Ah, fantastico. Sì, perché comunque le difese sono, le difese immunitarie sono alte. Beh, adesso adesso sono più alte, quindi siamo già contenti. Eh no, perché qua tutto il movimento del jiu-jitsu vuole sapere come stai e costantemente ti segue, quindi anche io sono uno di quelli che vado a vedere nei tuoi post se ti stai allenando, e quando ti vedo che ti alleni mi fai felice, sono contento. Quindi ti stiamo tutti vicino da sto punto di vista, non sei mai solo. Poi torniamo a noi, ti sei buttato sull'MMA, hai iniziato a competere. Il tuo futuro come lo vedi? Cioè, tu ti vedi un campione del jiu-jitsu domani o un campione dell'MMA? O tutte e due? Beh, spero tutte e due, certo. Cioè, tu puoi diventare campione del mondo del jiu-jitsu oppure magari un campione all'UFC? Magari. Ah, faccia, dico. Poche ambizioni, ragazzo, però se parti già con sto spirito sono sicuro che ce la fai. Da qualche parte arrivi sicuro. Senti, la tua preparazione da oggi in poi, guardando un po' l'esperienza, no? Hai fatto una bellissima esperienza al mondiale. Che cosa hai visto in questi ragazzi di differente? Cosa pensi che bisogna migliorare nella lotta in Italia, dal tuo punto di vista? Shoikani, si sentono i cani in diretta? Shoikani che abbagliano come pazzi. Si sentono? Sì. Ecco. No. Ma dopo gli voglio scrivere. Secondo me il livello in Italia è abbastanza alto. Certo, al mondiale ho visto un livello veramente molto, molto alto. Su che cosa però? Perché io ho notato nella fase a terra che insomma non abbiamo nulla da invidiare, no? No. E tu sei uno di quelli che ce l'ha dimostrato. Questo l'ho visto anche nel settore adulti. Che cosa manca un pochettino? A terra non era molto alto. Ho visto qualcuno americano più che altro che era più completo. Sì, a terra. Infatti sono quelli che hanno vinto di più. Però più che altro erano preparati sulla lotta libera. Tanta roba. Sì, la lotta libera c'erano veramente ragazzi. Fenomeni. Russi e ucraini che fenomeni, l'Est sulla lotta sono pazzeschi. Sì. Poi pure c'era il ragazzo che ha vinto la mia categoria che era bulgaro, pure lui era molto preparato sulla lotta e faceva solo quello, perché quando siamo arrivati a terra non me ne si accorto niente. Però teneva un po' la posizione, è scappato un po' dalle finalizzazioni che tentavi. Conosceva bene il regolamento. Quello è molto importante, soprattutto poi, questo l'ho detto altre volte, in altre occasioni, il regolamento IMAF, che lo stesso regolamento UFC, favorizza moltissimo i lottatori di libera, perché sono 5 minuti. Hai il minuto di recupero, quindi a livello di picchi di cuore e di energia spesa e anche come timing proprio di studio dell'avversario per poterlo poi chiudere, non è per il tempo di un lottatore a terra, ma è tanto per il lottatore di libera che ha tutta la fisicità per romperti le scatole, spingerti a parete o buttarti per terra e controllarti. E poi c'ha il suo bel minutino di recupero, sono i tempi proprio strutturati per i lottatori, mentre uno che fa jiu-jitsu ha bisogno di più tempo per cuocere l'avversario a terra. Ho visto, come ha detto pure Rafael Federico nella tua intervista, che pure nell'UFC sono 5 minuti ogni round. Bravissimo, e c'è il recupero. Eh sì, quindi già nel jiu-jitsu col kimono le cinture nere è difficile, si finalizzano in 10 minuti. Hai visto? In 5 minuti è ancora più difficile. È molto difficile, è un regolamento che pian piano ha favorito i lottatori di wrestling, di lotta olimpica. Quindi sicuramente bisogna diciamo implementare quella fase lì, studiare molto di più la fase anche di lotta olimpica. E quindi prevedo che tu lo farai tra qui e non molto, insomma. Inizierai a fare anche bene tanta lotta libera. Quindi vabbè, ti vedi campione del mondo del jiu-jitsu, ti vedi campione dell'UFC, no. E poi basta, che devi fare? Che devi vincere dopo? Dopo hai vinto tutto. Beh, io senti un po'.
Vai, vai. Ci spero perché vorrei allenare tanto per diventarlo. Senti, ma le tue tecniche preferite del jiu-jitsu sportivo, poi mi dirai quelle per l'MMA. Del jiu-jitsu sportivo, quello che mi dicevi che apprezzi di più, che fa molto bene il tuo maestro. Quali sono le tecniche che ti piacciono di più? Mi piace tanto il berimbolo, che ancora non faccio perfettamente, però... Ma il berimbolo per andare... Il berimbolo per andare a schiena o il berimbolo per il passaggio? Quale usi tu? O quale studi? A me piace più per quello per andare in schiena, però anche per passare la guardia non è male. Non è male perché è un passaggio strano. Invece di passare spingendo, spari il passaggio sedendoti indietro. Quasi è strana come cosa, no? Sì. Sedendoti e poi rotolando. Ma cos'è che non... Perché non lo fai? Beh, dici che non lo fai ancora bene. Perché? No, perché non lo faccio da tantissimo tempo. Ho iniziato l'anno scorso, l'ho conosciuto. E poi ho avuto poco tempo per farlo in palestra, perché poi, vabbè, non sono stato tanto bene e quindi non mi sono più allenato. Ah, per quello. Però comunque è tempo che lo conosci. E una tecnica per padroneggiarla, di quanto tempo hai bisogno? Dipende dalla tecnica, ecco. Ah. Per esempio, per te cos'è una cosa complicata? Il berimbolo l'hai un po' capito. Qual è una cosa complicata del jiu-jitsu che ci vuole tanto tanto per impararla? Beh, le guardie sono difficili da perfezionare, come la guardia, l'X guard. Magari sembrano anche semplici a vedersi, però poi saperle utilizzare è più difficile. E certo, perché devi controllare tutto, no? Metterla non ci vuole niente, però poi l'avversario la vuole togliere, si sposta, quindi andargli dietro è difficoltoso, certo. Ci dici tante cose interessanti, perché c'è gente che vede una cosa su YouTube una volta e pensa che la sa fa. Invece tu a 14 anni, quanti ce n'hai adesso? 14? A 14 anni mi dici che invece è difficile, ma come? Se io la guardo su YouTube la so fa, no? Non è così. Non proprio. Non proprio, vedi? È bisogno di provarle tanto le cose, di allenarsi tanto e di combattere praticando quelle cose difficili. Te quando lotti, lotti sempre nelle posizioni che ti piace oppure vai spesso nelle situazioni più difficili per te, magari in palestra, per stimolarti un po'? Come lo fai questo giochino così? No, a me piace in palestra combatto un po', dipende molto, perché ci sono compagni che piacciono tirare guardia, magari faccio tirare guardia così lavoro da sopra, però in gara preferisco tirare guardia, ecco. Vabbè, in gara è normale, uno fa quello che sa fare, si va nel proprio gioco. Senti, ma tu come trovi con la Spider Guard, la Lasso Guard, ti piacciono queste cose? La Lapel Guard, queste cose, ti piacciono? Sì, mi piacciono, però la lapel guard, quella di Keenan, no? Sì, diciamo Kina l'ha resa famosa. Mi piacerebbe farla come lui. Non piacerebbe a tanti, compreso me. Però la trovo molto Vabbè. complicata e ancora non l'ho mai provata, È sinceramente. complicata, è complicata, è complicata. Mi Oddio, poi piace dipende. molto la della Riva, che è una delle più famose. La sai fare bene? La tieni bene quel gancio? Sì, è quello che uso di più, è. Hai capito? Io penso che invece, siccome io lavoro la della Riva soltanto a destra, che non è il mio lato, non la faccio praticamente mai, perché a sinistra ho un problema con le anche, se girano poco, e non ce la faccio a farla bene. Quel gancio lo perdo subito, quindi non la provo nemmeno. La faccio sul lato destro, dove ho meno coordinazione, e quindi sono una pippa, quindi praticamente io non la faccio quasi mai. Vedi, già me freghi su una cosa, disgraziato. Adolfo Adriano E di da... Riccardo, un talento, grazie. Anche voi siete fortissimi comunque. A proposito, poi mi ha detto, io ho conosciuto i fratelli Virgili, Nino, E Tommaso. te li conosci, sì, si allenavano, insomma.
Sì, ha molto tempo fa. Qualche anno, quando eravate giovani, mo loro si sono buttati sulla lotta libera, lotta greco-romana. Che Sì, quando stavano insomma. ancora nella prima palestra. Ah, quindi 30 anni fa. Sono venuti anche a trovarmi nel mio gruppetto, sono venuti a giocare un pochino da noi. Quindi vabbè, a te ti piace? Quindi diciamo, io per esempio c'è un gioco. Spesso faccio questa cosa. Chiedo ai miei ragazzi di andare nelle situazioni che a loro non gli piacciono. Cioè, non so, faccio un esempio su di me. Io faccio la mezza guardia, la deep half guard, mi piace molto, X guard, deep half guard, sul mio lato destro. Allora io spesso, mentre lotto con i miei allievi, mi metto la deep half guard dall'altro lato, che non la controllo quasi per niente, quindi finisco passato, finalizzato, è fighissima sta cosa. Cioè, mi metto in una situazione che non mi piace per provare ad impararla un pochino di più. Tu pensi che tutte le cose debbano essere fatte su un lato e anche sull'altro, oppure è giusto sviluppare solo il lato che sappiamo fare? No, Perché qua su questa, per esempio, ci sono parecchie idee. C'è chi dice è giusto farlo su entrambe le cose così sei coordinato, oppure chi come me invece dice, dimmi un po', tu come la pensi? secondo me è giusto farlo in ambo i lati. Noi in palestra i nostri insegnanti ci fanno fare così, perché comunque in gara non Puoi c'è il capitare. compagno che si mette al lato che tu preferisci. Certo. Però non è facile, ci vuole tanto tanto tempo. Tu ce l'hai perché sei giovane, io sono vecchio, non lo vado. Io per esempio ai ragazzi più grandi questa cosa non la faccio fare, perché c'è bisogno di tanto tempo per padroneggiare entrambi i lati. A livello di coordinazione siamo fatti strani, no? Cioè, c'è un lato più forte e un lato più coordinato. È un lato più sciolto, quello più forte solitamente è più coordinato, quello più sciolto è più scoordinato, ma è dovuto proprio a come siamo fatti e all'impostazione di lotta che abbiamo. Quindi quando si è tanto grandi io questa cosa la sconsiglio, perché sennò poi ci vuole troppo tempo, no? Magari per voi sì, ma un ragazzo dei 40 anni che si mette a fare la dip in tutti e due i lati non la impara né su un lato né sull'altro, quindi tante volte gli chiedo di farla solo dove gli piace, e se dovesse capitare in gara all'altro lato ci prova. Io stesso un pochino ho fatto così, eh. Infatti una volta ho tirato un triangolo dal lato sbagliato e non riuscivo a chiuderlo, ho un avversario molto forte, 3 minuti e mezzo nel triangolo e non sono riuscito a chiuderlo. Triangolo chiuso, niente, c'ha una forza questo con il braccio, poi ti farò vedere il video, però era sul lato mio sbagliato, se lo mettevo dal lato giusto durava 3 secondi, invece mi sono fregato, l'ho infilato nel lato sbagliato e non sono riuscito a chiuderlo. Vabbè. Senti, invece il match più difficile che hai fatto, l'incontro più difficile, uno di Jiu-Jitsu e uno di MMA. Più difficile di Jiu-Jitsu, allora, contro Max Federico, il figlio di Alessandro, fratello di Rafael, Ah, all'Helio a Gracie Bolzano. Cup, Ah, ti è andato fino a su a Bolzano, bravo. sì, è una gara molto, molto bella, ci sono molti ragazzi. E si vanno molti combattimenti. Bello. E quindi com'è stato? Perché era difficile? Che cosa aveva sto ragazzo che ti metteva in difficoltà? Lui è molto, molto forte, sia fisicamente che tecnicamente. E mi ha fatto due combattimenti. Il primo anno mi ha finalizzato con un triangolo. Il secondo anno era di grappling questo. E il secondo anno abbiamo fatto il jiu-jitsu, una bella lotta. Alla fine ha vinto lui, mi sembra 6-4, 6-2. Però è stato un bel combattimento e duro e mi sono Ah, divertita. vedi, ti sei divertito e mi stai raccontando un combattimento dove hai perso, sei fantastico, vedi, queste sono le cose che di voi ragazzi, noi vecchiacci, dobbiamo apprendere. Perché chi è che racconterebbe mai, ah, ma sono divertito quando ho perso, no? Tu sei Grazie. fantastico, cioè.
Tutti raccontano solo le cose che hanno vinto. Io stesso ho vinto questo, ho vinto questo. Ma io invece una cosa che dico ai miei ragazzi è che io ho perso molte più volte di quanto ho vinto. Io poi ho vinto pochissimo, non è che sono stato chissà che fenomeno da atleta, però sicuramente ho più perso che vinto, e quindi questo può essere d'aiuto. E sono stato io stesso più volte a pubblicizzare online su Facebook i miei match dove ho perso. È divertente, almeno posso dire che c'ero là sopra, sul tatami ci sono andato. E questo è già una cosa molto importante, che adesso che non possiamo fare gare, che non ci possiamo allenare, ci mancano quei momenti, anche quando abbiamo perso, ma quei momenti dove riuscivamo a lottare, a fare lo sport che ci piace. Senti, invece dell'allenamento, la parte più difficile qual è? Cioè, tu hai iniziato da ragazzino e adesso, per secondo te, la parte più difficile dell'allenamento di un lottatore qual è? Di un lottatore giovane dell'età tua, insomma. Non lo so, probabilmente allora quella che a me piace di meno è correre, a me non piace correre. Che Quindi stress. riscaldamento, ecco. Vabbè, voi vi riscaldate anche con drill, qualcosa così, oppure soltanto corsa, No, ruota e soltanto braccio? corsa, drill e varie flessioni, piegamenti, squat, queste cose così. Poi facciamo un po' di stretching e la tecnica. Ah, vabbè, però quanto durerà sto riscaldamento? Dai, tutto sto fastidio. No, no, ma in realtà non c'è una parte dell'allenamento che non mi piace più di tanto. Vabbè, diciamo che te ti piace tutto perché lottare ti piace, quindi tutto ciò che è inerente alla lotta ti piace. Quindi è una cosa. Senti, la parte, diciamo, dell'MMA la studi a casa, quindi quando tu vai fuori fai soltanto jiu-jitsu, mi hai detto, giusto? Sì. Tu come vedi il futuro in Italia dei lottatori di jiu-jitsu giovani? Cioè, i ragazzi, secondo te, hanno da oggi uno sbocco più facile oppure si può iniziare più tardi? Perché io sono uno di quelli che inizia a far lottare i bambini molto presto. Questo può essere utile. Che pensi tu di questa cosa, di questo movimento giovanile? Si può iniziare a qualsiasi età a fare il jiu-jitsu, però se si vuole diventare veramente forti, dei campioni, diciamo, bisogna iniziare molto giovani. Poi ci sono ovviamente delle eccezioni, Vabbè, certo. tipo Charles Però se Cobrini ha inizi iniziato pre... a 21 anni. Cobrigna. Sì. Robetta, hai nominato nessuno, insomma. Per dirne uno, eh. Sei andato all'estero ad allenarti con qualche campione o sempre solo in Italia? No, è sempre solo in Italia, mi sono allenato. Vabbè, diciamo che già ce ne stanno tanti dei campioni d'Italia, ma tutta sta foga da andarsene fuori sembra chissà che dobbiamo andare a fare noi italiani per forza fuori. Abbiamo delle ottime scuole in Italia, ma le che va sarebbe bello girare, no, per le scuole. Là. Quando rinizieremo a lottare tutti quanti, quali sono le scuole che vorresti andare a trovare in Italia? Non ne ho idea, comunque jiu-jitsu ho sempre fatto nella mia palestra, poi ogni tanto mi sono andata ad allenarmi da Alessandro Federico. Ah, sei andato su a Bolzano. Sì, quando lui organizza le gare verso aprile, ogni anno Ah, tu sto. che fai? Ti fermi anche lì ad allenarti un po'? No, di solito faccio le gare, faccio solo la gara. Poi quest'anno che sono dovuta andare a Trento per fare delle cure, sono andato qualche giorno, c'era un po' di sparring, oppure ho Ah, fatto vedi. un corso con Alvaro Romano, che fa. Ah, ginnastica naturale. Sì. Esatto, e comunque mi ha pure aiutato per la fisioterapia, mo che la devo fare. Ah, stai usando degli esercizi che ti ha dato Romano. No, no, sì, anche, però comunque quando sono andato lì mi ha aiutato
proprio in quel giorno specifico. Ah, vedi? Ti Sì. è servito. Vabbè, ma il jiu-jitsu alla fine si applica un po' dappertutto. E il jiu-jitsu nella vita come ti ha aiutato? Cioè, che cosa ti ha aiutato? Come ti aiuta ad affrontare le cose il jiu-jitsu? Ma in realtà, secondo me, tutte le arti marziali ti rendono più sicuro di sé. Senti, tu invece una cosa, tu hai sempre fatto jiu-jitsu, sei sempre stato un lottatore, ma tu hai visto un po' di bullismo nelle scuole, dove sei andato, in classe, queste cose qua, ti è capitato mai? No, in realtà non mi è capitato. No, non ti è capitato a te, ma l'hai visto fare, No, insomma. Non dico, non mi ti è è mai proprio capitato di capitato. vederlo. Perché magari, sai, chi fa il lottatore, ne parlavamo con Andrea l'altro giorno, dico, chi fa il lottatore è difficile che o fa il bullo o fa il bullizzato, perché insomma alla fine sei più sicuro di te, quindi se devi dire una parolina a qualcuno che ti sta disturbando, c'hai il coraggio di dirla, non hai paura, che sei una persona che sa lottare, no? E quindi magari sei più sicuro di te, quindi ti ha aiutato anche in questo? Sì, però a me non è mai capitato che qualcuno mi abbia detto qualcosa. Forse perché hanno paura. No, non Forse scherzo. perché sanno quello che sai fare. No, E no. senti, invece questa cosa ti fa un po' più figo davanti alle ragazze? Cioè, sei rimorchia col jiu-jitsu alla tua età o no? No, a me non interessa. Come ti interessa? Ma che dici? Ma che c'è sta mamma vicino che si arrabbia se parli di No, no. femmine, no? Ho capito, dico, ma a 13-14 anni, voglio dire, non è che il jiu-jitsu ti aiuterà un pochino a rimorchiare. Ma Campione di non qua, campione di là. mi interessa proprio, giuro. Con queste foto da figo dentro la gabbia che non ce l'ho manco io. Dai, che stai rimuovendo. Vabbè, dai, non ti voglio mettere in imbarazzo. Senti, niente, che ci vuoi dire alla fine di questa bellissima chiacchierata? Quindi, ti ho chiesto come vedi il futuro, ti ho chiesto da dove sei partito, dove vuoi arrivare. Mo, ti volevo lasciare uno spazio di un minuto a te per dirci qualcosa tu proprio. Che mi vuoi dire? Niente, dici, che mi hai chiamato a fare? No, che in che cosa. No, cose, noi qui diciamo che siamo solitamente un gruppo di lottatori, questa intervista finisce su una pagina diciamo, di lotta per bambini, quindi se io ti volessi chiedere a te di lasciare un messaggio ai miei ragazzi, no? Quelli che adesso hanno 4-5 anni, 8 anni, che sono più piccoli di te, a mia figlia che ce n'ha 12, che gli diresti per diventare forti? Che devono fare? Come la dovrebbero vivere questa fase, questa esperienza che stanno vivendo in palestra? Secondo me un messaggio che darei è quello di allenarsi sempre, non smettere mai, anche se a volte si preferisce fare qualcos'altro in quel momento. Se vuoi fare jiu-jitsu non puoi non andare all'allenamento perché vuoi andare al cinema. Non so. Sei fantastico, magari lo facessero tutti. Ma invece ai genitori che ai bambini quando a casa dicono voglio andare al cinema, non voglio andare a lottare, che gli diresti? Beh, deve scegliere sempre il bambino, l'atleta. L'atleta. Però certo, magari dargli qualche consiglio, dirgli, beh, È meglio che ti scegli vai a allenare. vai al cinema, però jiu-jitsu non lo Vai al scegli. cinema, lottando o puoi andare a vedere solo film del jiu-jitsu se vuoi andare al cinema, se no ci possiamo dire così. Bene, allora no, un'altra cosa che ti volevo chiedere, quindi per quanto riguarda il tuo stile, preferisci lottare senza kimono o col kimono? Io riesco a lottare col kimono. Ma con i risultati che hai ottenuto, pensi di essere, diciamo, più preparato, più bravo col kimono o senza? No, comunque io, vabbè, ho iniziato col kimono, in palestra non ci alleniamo tanto senza, però faccio anche le gare senza. Trovi più in difficoltà quando lo togli? Mi piace,
mi piace avere delle prese. Col grappling è un po' più complicato, è vero? Sì, perché per esempio la mia guardia preferita, come ho detto, è la della Iva, che serve avere una presa. Una presa sopra? Sì. Vabbè, diciamo, tu la della Riva la fai con la presa a pistola sul pantalone? No, sul pantalone afferri il piede. Quindi non afferri il pantalone, afferri il piede. Quindi è identica, se la dovessi fare in grappling andrebbe bene. Il problema è che non hai una presa sopra per tenere l'avversario. Sì. E da della Riva che ci fai? Il berimbolo? O che ci fai? No, in palestra provo a fare il berimbolo. Però in gara provo a ribaltare. Ah. E per prendermi 2 punti e poi, non lo so, prendere una monta e fare un armlock. E fallarmelo. Sì. Strano. Senti, mi ha detto papà che abbiamo visto insieme un armlock prima, ti ricordi? Che ti feci vedere. Ah, sì. Come... mi ha detto papà che gli ha fatta per poco, gli stacchi la spalla. Sì, gli hai fatto male, gli hai fatto. Quindi funziona quella tecnica. Allora. Sì, sì. Quella che blocchi, sì, sotto la scena. Lo metti bravo, sì. Poi fai una sorta di americana, con 2 mani vai a tenerti il braccio, quando vai indietro viene l'americana. Ha detto papà che gli è staccato una spalla, non se l'aspettavo. Sì. L'hai appresa subito, sono contento. Sei uno che assorbe velocemente le tecniche, quindi questo è positivo. Senti, invece, quando stai sotto, qual è la cosa che ti preoccupa di più e dove ti trovi più in difficoltà? La guardia chiusa mi dà fastidio, a dire la verità. Anche se tu sei dentro la guardia dell'avversario? Sì. Non tanto... Cioè, non so come spiegarmi, ecco. Una posizione che non mi piace. Ma ti preoccupi perché ti fa male, diciamo, che in qualche modo rischi le braccia, oppure che cosa? No, perché essendo che sono abituato a lavorare io di sotto, so che l'avversario potrebbe farmi quello che avrei. Ah, sai cosa potrei... quello che faresti te, bravissimo. E quindi niente, la guardia chiusa soffri un pochino, poi? Poi gli avversari un po' più fisici mi danno fastidio, ma non troppo, per cui che io non sono un po' gracile adesso, non sono molto... E quindi vabbè, hai perso tanto peso? No, ma proprio in generale. Sei piccolino, infatti sei più o meno come sempre. Sì. Però forse magari questa è la fascia di età dove c'è lo sviluppo, eccetera, e quindi si mettono un po' più dei muscoletti sopra. Probabilmente è quello il motivo, diventa un po' più complesso, insomma. Certo. E invece quando stai sopra, la posizione che preferisci? La monta. No, sì, quella che preferisci te. Preferisci la monta? Beh, sì, è la posizione più dominante. Ma la domanda, io per esempio, io parlo per me, no? Non è così facile la monta da tenere, eh? È vero? Tu la tieni bene? Io riesco a tenerla abbastanza bene, poi non capita molte volte di prendere la monta in gara. Facilmente, certo. Di solito si lavora da... O tu stai in guardia e l'avversario sta sopra, o viceversa. Però la monta, insomma, tu la tieni bene. Cioè, se uno inizia a scalciare, a fa, come fai tu a tenerla bene? Dove metti i piedi? I piedi li tengo appoggiati per terra col collo del piede. Col collo del piede giù? Sì. E tengo le mani sopra la testa dell'avversario. Le mani sopra? Quindi sei col bacino spinta in avanti, insomma. E come? Tieni attaccato il bacino sulla tua pancia molto forte. Sì. E i piedi li metti col collo a terra e non li incroci mai sulle sue gambe o li incroci fra di loro? No. Poi con papà ci alleniamo su questo.
di a provare a incrociarle così. No, no, io mi metto sopra la monta e lui si prova a diventare. Ti dimena perché e tu ci odieni sempre. Sì. E poi quando spingono con le braccia, acchiappi il braccio e è finita. Questo l'abbiamo scoperto. Quindi la quindi diciamo, soffri la guardia chiusa e cosa fai? Quando soffri la guardia chiusa ti sei imparato le tecniche, cioè nel tuo studio del combattimento da lottatore hai studiato ogni situazione o fra virgolette, nel senso, cioè nella tua testa sai dove sei più forte e hai cercato di colmare queste difficoltà oppure speri di non arrivarci e basta? Cioè ti sei messo sotto la monta un milione di volte oppure dentro la guardia chiusa un milione di volte per capire come scappare oppure dici speriamo che ci arrivo che è meglio? Cioè l'hai studiate tutte queste cose? Sì, sì. Poi in palestra ne facciamo di uscire dalla guardia. Poi con papà e con il papà di Adolfo Adriano che sta entrando in diretta. Mi ha fatto vedere pure una bella finalizzazione dalla guardia che non è molto conosciuta. Facile, però... No, non è molto facile. Dalla guardia chiusa o da... Sì, cioè tu sotto... Allora, il tuo avversario prende la guardia chiusa e tu fai questa posizione. Sì? Ah. Non è molto facile, però... Che gli fai? Se la sai fare... Bello, molto bello. E che cosa fai? Uno strangolamento? Cos'è? Sì, uno strangolamento. Io ci ho visto, pensa, c'è un lottatore italiano molto forte che tu prendi la guardia chiusa e lui ti fa la leva al braccio. Sembra quasi che gli stai andando a prendere la schiena e invece ti finalizza il braccio. Tomaschetti la fa questa, è tremendo. Ma lui c'ha una forza non indifferente per farla. Però insomma, io dico sempre, vabbè, tanto quando stai in guardia chiusa non ti fanno niente. Invece vedi, tu c'hai lo strangolamento, Tomaschetti c'ha l'armlo, ah faccia. C'è sempre da imparare, ma questo jiu-jitsu prima o poi si imparerà tutto oppure è talmente difficile che non si può imparare tutto? No, ci vorrebbero... Non so quanto tempo ci vorrebbe. Troppe vite, dici. Senti un po', invece tu quanto ne vuoi conoscere? Cioè tu come ti vedi? Un domani ti vedi maestro di jiu-jitsu dopo che avrai fatto tutta la parte, diciamo, da insegnante? Sì, mi piacerebbe essere un insegnante, maestro. E quando sarai maestro ti occuperai dell'insegnamento dei grandi o inizierai dai bambini? No, va bene, penso di iniziare dai bambini e poi magari anche con i grandi. È difficile secondo te insegnare a un bambino? Ma secondo me alla fine no, ma prendi più un bambino che un adulto spesso. Lo devi prendere col divertimento un pochino, però non è facile. Tu adesso, per esempio, che sei un grande appassionato, magari il tuo maestro ti fa vedere una tecnica, tu stai lì molto attento a guardare i particolari, riesci a stare seduto anche parecchi minuti ad ascoltare e a guardare perché sei curioso e c'hai voglia di imparare. Quando eri piccola a 4-5 anni, mi sa che 2-3 minuti e poi basta. Ti potevano tenere a vedere una tecnica, credo, no? Sì. È più complicato, eh. Quindi la parte di divertimento tu adesso la vivi lottando, cioè tu ti diverti proprio lottando, a lottare. Sì, mi diverto. E io guarda, beh, vivo la stessa cosa pure io, mi diverto pure io. Dimmi, dimmi, dimmi. No, questo io che mi piace stare, mi diverte. Senti, questa cosa con papà, che lotti con papà, ti piace? Come la vivi, questa esperienza del papà che ti insegna, che ti aiuta nell'allenamento? Beh, certo, mi piace. Così quando voglio allenarmi posso, gli dico a papà, dai, mettiti il kimono. Poraccio. Però guarda che ti dico da papà che questo che tu fai a tuo papà lo riempie di un orgoglio e di una felicità che non ti immagini. Che per un papà, un figlio appassionato in uno sport che ami anche tu, che ti chiede papà, mettiti il kimono, facciamo qualcosa. È un'emozione meravigliosa per un papà. Tu sei contento di fare qualcosa, ma fidati che è più contento lui.
Tu lo sai questo, vero? Che è più contento lui. Beh, sì. E papà, poi andiamo sempre insieme alle gare. Lui ci sta sempre. Senti, questa cosa ti ha unito tanto a tuo padre, il fatto di fare uno sport dove, come hai detto, stai spesso insieme a papà. Sì. Senti, invece mamma che dice? Mamma c'ha paura che ti fai male? No, no, però non viene molto spesso alle gare perché pensa di portarmi sfiga. Ah, c'ha la sensazione sì. emotiva di portarti paura. Però non si preoccupa ormai, non c'ha paura, ha fatto il piano. Che quando non c'è lei vinco e poi una volta è venuta e ho perso quella volta. E allora mi pensa che porta sfortuna. Allora, da lì si avvicina più alle gare. No, vabbè, tu gli devi dimostrare che vinci sempre, così fai venire pure a lei che se gli piace. Pensa, io ho dei bimbi da me che hanno le mamme che non le vengono mai alle gare perché hanno paura che si fanno male i figli o che perdono, che gli trasmettono ansia. Tu l'emozione di papà la senti quando sei lì oppure non ci pensi? Sì, però non mi dà ansia, ecco. No, volevo Mi dà sentire ansia, questo ma perché sono sicurezza. grande, perché molte volte ci sono molti papà che trasmettono invece l'emozione negativa. Papà so che è molto tranquillo quando tu lotti e ti trasmette un po' di sicurezza, quindi secondo me è anche positivo avere qualcuno che ti trasmette sicurezza. Non devi dimostrare niente a nessuno, devi fare il tuo e basta. Pensi al tuo avversario, alla tua lotta e finisce là. Se pensa se devi pensare pure al papà ansioso o a qualcuno che sta agitato, no, dai. Senti, allora speriamo che questo coronavirus finisca presto, che ci permetta di riabbracciarci al più presto possibile. Tu sai che hai un invito nella mia scuola, devi venire appena ripartiamo, devi venire a trovarci. Sì, Così certo. ti faccio lottare un po' con Gigi, il pupazzo che tengo in palestra. L'hai conosciuto Gigi, no? Sì. Ci abbiamo pure una foto insieme a Gigi, grande. Sì. E così mi picchi un po' la grande mia che si sente figa che qualche gara l'ha vinta Aurora, si sente forte, allora gli devo far conoscere quelli forti veri, allora la devi mazzolare un pochino, capito? Devi venire, fai un po' della reva, un paio di triangoli così gli passa la voglia di sentirsi forte, capito? Ragazzo, io sono molto contento di aver fatto questa chiacchierata con te. Mi ha fatto parlare più a me di quanto hai parlato tu, però sono contento di quello che ci hai raccontato, che la tua passione nelle foto che metti fra Instagram e Facebook ci allieta, quindi allenati costantemente, non lasciare mai Jiu-Jitsu, forza per tutta questa situazione del cavolo che sei costretta ad affrontare, come sai siamo tutti con te. La forza che c'hai sta arrivando a tutti noi. Quindi vedi di continuare a combattere e poi ci ti vogliamo rivedere il prima possibile sia sul tatami che dentro la gabbia a portare avanti quella bellissima divisa che c'hai del tricolore italiano che è fantastica. Tutte le foto sono mie, ricordo a tutti che le foto di sto campione, quelle qua, sono tutte mie. L'ho preso bene, eh? Senti, se però poi un domani rimorchi qualche bella ragazza per colpa di quelle foto, mi devi offrire una birra, va bene? Dai ragazzo, senti, io ti mando un fortissimo abbraccio e ti ringrazio veramente tanto di aver fatto questa chiacchierata con me. Grazie a te. Spero che segui tutte le altre interviste che si occupano, insomma, parlo con vari maestri del settore giovanile, quindi spero che tu le possa seguire. Se c'hai consigli o domande da fare a vari maestri, scrivimele che, insomma, so che con papà le seguite sempre. Nulla, dai, saluta tutti i tuoi fan, le tue fan, che sicuramente Vabbè, ci saluto t'ascoltano. Rodolfo, Corrado, Axel, Federico, visti un pochino che sono entrati. Comunque saluto tutti quelli che sono in diretta. E Grande Lorenzo. Riccardo. Dopo ce la riguardiamo sta diretta. Senti, ti mando un bacio che mancano 15 secondi e si stacca da sola la diretta. Ti mando un bacio e ti ringrazio veramente tanto di aver partecipato, ok? Grazie per quello che stai a fare anche sui social e tutte le cose che metti sulla lotta. Ti vogliamo tutti bene. Saluta tutti.